Ciao, io sono Chiara e benvenuti nel mio canale. Oggi mi sembrava giusto, dopo il Watermelon Nikki Dress, fare il Watermelon Nikki Shoes. Quindi andiamo a vedere subito cosa occorre. Per questo progetto useremo Basic Cotton, negli stessi colori del vestito che abbiamo già fatto, e un uncinetto da 4 mm. Vi servirà anche poi un po' di nero. Vi serviranno anche due bottoncini, ho preso gli stessi del vestitino. Partiamo subito con il colore verde e andiamo ad avviare 11 catenelle. Fatte le 11 catenelle andiamo a lavorare sulla terza catenella e sulla sola dietro una mezza maglia alta. Adesso andiamo a lavorare altre 7 catenelle sempre nella sola dietro con 7 mezze maglie alte. Abbiamo lavorato in sostanza 8 mezze maglie alte, 7 più queste due catenelle. Adesso sull'ultima andiamo a lavorare 6 mezze maglie alte. A questo punto tirate bene la codina per chiudere e andiamo a lavorare sull'altro lato. Ecco perché abbiamo lavorato nell'asola dietro per essere più agevolate poi a lavorare dall'altra parte. Cosa andiamo a lavorare? Quindi in questa asolina qui, vedete, andiamo a lavorare successivi 7 mezze maglie alte, successivi 7 punti con 7 mezze maglie alte. Fatte le 7 mezze maglie alte, andiamo a lavorare sull'ultima 5 mezze maglie alte, tutte nello stesso ultimo punto. Non vi preoccupate se vi viene una sorta, diciamo, di buchino, perché poi quello si sistemerà man mano che andremo a lavorare. Fatto questo, andiamo a chiudere con una maglia bassissima proprio nella prima mezza maglia alta lavorata. Per il secondo giro facciamo una catenella per alzare il lavoro e andiamo a lavorare subito una mezza maglia alta e andiamo a lavorare anche le successive 7 mezze maglie alte, quindi un totale di 8 mezze maglie alte. Fatte le 8 mezze maglie alte, adesso per appunto arrotondare la suoletta andiamo a lavorare un aumento sui successivi 5 punti, quindi 2 mezze maglie alte per 5 volte. Vedete, abbiamo arrotondato la suoletta. Adesso andiamo invece a lavorare i successivi 8 punti con 8 mezze maglie alte.
E andiamo a fare un aumento anche su questi ultimi 5 punti, quindi due mezze maglie alte in ciascun punto per questi successivi 5 punti. Chiudiamo con una maglia bassissima nella prima mezza maglia alta lavorata. Terzo giro, sempre una catenella, andiamo a lavorare 8 mezze maglie alte, quindi sugli 8 punti successivi 8 mezze maglie alte. Adesso attenzione, dobbiamo ripetere per 5 volte la sequenza di un aumento e una mezza maglia alta. Un aumento significa lavorare due mezze maglie alte nello stesso punto e poi una mezza maglia alta sul punto successivo. Questa azione la ripetiamo per 5 volte. Quindi sono due volte che lo facciamo e adesso di nuovo aumento, mezza maglia alta, aumento e mezza maglia alta. Ecco qua l'abbiamo ripetuto per 5 volte, vedete? Adesso andiamo a lavorare i successivi 8 punti con 8 mezze maglie alte. A questo punto andiamo a lavorare su questi ultimi punti la sequenza che abbiamo fatto prima, quindi un aumento, due mezze maglie alte, ovvero, e una mezza maglia alta e ripetiamo appunto per un totale di 5 volte. Arrivati alla fine, attenzione, non chiudiamo, ma andiamo a cambiare il colore. Quindi stiamo per fare la maglia bassissima, non prendiamo il verde, ma agganciamo il bianco. Tirate bene tutte e due le codine, tagliamo subito il verde che non serve più e se riuscite adesso andate a lavorare anche le codine. Facciamo una catenella. E andiamo a lavorare nell'asola dietro, vedete? Facciamo in sostanza tutto un giro di maglie basse, però lavorando solo l'asola dietro. E se ce la fate, prendete anche le codine in modo da evitarvi poi di sistemare i fili, altrimenti insomma li sistemate in un secondo momento. Quindi asola dietro, tutto un giro di maglie basse. Un po' che avete lavorato le codine, vi consiglio di tagliarle. Tanto basterà un pochino e poi ovviamente proseguite tutto il giro, vi ricordo un giro di maglie basse tutte lavorate nell'asolina dietro. E andiamo sempre a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. Vi faccio vedere cosa abbiamo a questo punto. Il fatto di lavorare nell'asolina dietro vi consente di avere un maggior appoggio, diciamo, della scarpina, quindi è per questo che si fa di solito. Adesso andiamo a fare un altro giro di maglie basse, questa volta normali, nel senso prendiamo tutte e due le asoline, quindi una catenella, maglia bassa su maglia bassa e andiamo a completare questo giro. Qui vi consiglio, se volete, insomma, mantenere l'occhio sul giro, di mettere un piccolo marker. Prima di chiudere andiamo a cambiare il filo nuovamente e andiamo a prendere il nostro rosa. Stiamo
Stessa cosa che abbiamo fatto con il bianco, quindi lo infiliamo, tiriamo bene le codine, tagliamo il filo bianco che non ci serve più e adesso andremo a lavorare con il colore rosa cercando, se ce la fate, di lavorare anche le codine. Una catenella per alzare sempre il nostro lavoro, andiamo a lavorare poi le successive 6 maglie con 6 maglie basse. A questo punto andiamo a tagliare anche queste codine. Riprendiamo il nostro lavoro. Adesso, attenzione, andiamo a fare per 6 volte questa sequenza. Una diminuzione di maglie basse, quindi entro nel primo, entro nel secondo, c'ho 3 asole, chiudo tutte e 3. E una maglia bassa sul punto successivo. Questa è la sequenza che dobbiamo ripetere per 6 volte. Quindi ancora una diminuzione, quindi lavoro 2 maglie insieme, una maglia bassa. E siamo a quota 2 volte che ripetiamo e con questa 3 e così via per 6 volte totali. Abbiamo ripetuto quindi questa sequenza per 6 volte, adesso andiamo a lavorare semplicemente 13 maglie basse sui 13 punti successivi. Lavorate le 13, andiamo a fare un'altra diminuzione di maglie basse, quindi entro nella prima, nella seconda e chiudo tutte insieme e lavoriamo gli ultimi 7 punti con 7 maglie basse. Naturalmente chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata e questo è quello che abbiamo alla fine di questo giro. Riprendiamo il nostro lavoro, andiamo a lavorare i primi 4 punti con 4 maglie basse. Adesso lavoriamo una mezza maglia alta sulla maglia successiva. Se vi sbuca il pezzettino di codina, ovviamente tagliatelo. E adesso attenzione, andiamo a lavorare delle diminuzioni di maglie alte per 8 volte. Significa fare una maglia alta incompleta, quindi prendo il filo, entro nel punto successivo, tiro fuori, aggancio il filo e lavoro solo le prime 2 asole, quindi ho 2 asole sull'uncinetto, prendo il filo, entro nel successivo punto e lavoro le altre 2 asole e chiudo poi tutte e 3. Questa è la diminuzione con la maglia alta e la dobbiamo fare un totale di 8 volte, quindi per 8 volte facciamo queste diminuzioni di maglie alte. Quindi mi raccomando, prendo il filo, entro, lavoro solo le prime 2 asole, prendo il filo nuovamente, entro nel successivo punto e lavoro le altre prime 2 asole, a questo punto ne ho 3 e a questo punto chiudo tutto insieme. Allora, fatte per 8 volte, vedete queste diminuzioni di maglie alte, di nuovo lavoriamo una mezza maglia alta e poi andiamo a lavorare i successivi 10 punti con 10 maglie basse. A questo punto facciamo una diminuzione di maglie basse e lavoriamo gli ultimi 4 punti con 4 maglie basse.
e poi andremo a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. Questo è quello che abbiamo a questo punto. Riprendiamo il nostro lavoro, una catenella e lavoriamo i successivi 7 punti con 7 maglie basse. Adesso andiamo a lavorare due maglie basse insieme, quindi una diminuzione di maglie basse, e lo facciamo per 3 volte. Attenzione bene dove entrate, eh? Quindi prendo, entro nella prima maglia, nella successiva e chiudo, e così via per 3 volte. È normale che si arricci, quindi tutto nella norma. Adesso andiamo a concludere lavorando gli ultimi 17 punti, 17 maglie basse. Ovviamente chiudiamo definitivamente perché abbiamo finito con una maglia bassissima ed ecco qua la nostra scarpina. Ovviamente ne dovete fare un'altra identica. Io però adesso taglierò il filo, perché i laccetti li vado a fare a parte, quindi tagliate il filo e poi fate un'altra identica. Come avete visto, io ho già messo un po' di imbottitura, ve lo consiglio nel frattempo che fate anche l'altra, così la scarpina comunque comincia a prendere la forma giusta. Per i laccetti semplicissimo, perché dobbiamo fare semplicemente 18 catenelle con il rosa naturalmente, quindi avviamo 18 catenelle. Fate le 18 catenelle sulla sesta, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, andiamo a lavorare una mezza maglia alta e lavoriamo tutte le catenelle fino alla fine con una mezza maglia alta. In questo modo avremo creato, vedete, l'asolina. Quindi andate avanti fino alla fine. Arrivati alla fine, questo sarà il nostro laccetto, lasciate una codina leggermente più lunga per poi cucirlo sulla scarpina e naturalmente poi non solo ancorate con ordine di sicurezza, andremo poi a sistemare quest'altra codina, questa più corta. Anche di questo naturalmente ne dovete fare due e poi l'effetto, adesso ve lo faccio vedere, poi vediamo come cucire, sarà più o meno così, vedete? Di qua e poi semplicemente dall'altra parte. Prima di mettere ovviamente il laccettino, vi consiglio di sistemare i fili semplicemente portando sul retro della lavorazione il filo in eccesso e facendolo passare attraverso proprio la lavorazione, quindi semplicissimo. Altrettanto semplice sarà cucire il laccetto sulla scarpina. Sulle scarpine, ve ne faccio vedere come al solito uno, vedete, verrà così, lo mettete proprio al centro e semplicemente ecco, vi date un'idea, l'appoggio diciamo sul bianco, quindi vedete, vi posizionate proprio, tenete il bianco come riga virtuale, diciamo così, e andate cercando di cucire sopra la lavorazione, prendendo ovviamente tutte e due le parti, però non andate dentro. Alla lavorazione rimanete sopra, ancorate bene, potete anche cucire con un normalissimo filo, però poi alla fine è sempre meglio usare il colore giusto, visto che stiamo tra l'altro usando un cotone e non è neanche troppo spesso. Quindi andate avanti così a cucire tutta la vostra, il vostro laccettino. Avete finito, portate sul retro come avete fatto prima per la scarpettina il filo in eccesso e lo passate, vedete, attraverso la lavorazione. Non occorre passarlo tanto, tirate leggermente e poi tagliate il filo, la vostra scarpina sarà finita. Naturalmente fate la stessa identica cosa per l'altra, dall'altra parte, insomma.
Invece per fare, diciamo, i semini vi serviranno dei pezzettini di filato nero. Adesso vi spiego come facciamo. Praticamente con un ago andiamo, vedete, a metterci, io ne farò tre semini, diciamo, sul davanti, eh? Quindi uno, due, tre. Quindi ci posizioniamo. L'importante è che passiamo non tra i buchini, ma proprio attraverso la lavorazione, così il filo si fisserà un pochino di più. Quindi passo qui dentro, vedete? Poi adesso io ho lasciato il filo doppio, in realtà dovete tirarlo perché passiamo adesso sopra, sempre passando dentro la lavorazione. Poi ci ripassiamo, quindi ripassiamo accanto proprio al punto dove siamo partiti, quindi facciamo praticamente due giri. E poi ripassiamo ovviamente anche sopra, quindi questa operazione è un pochino delicata, ci vuole un pochino di pazienza, però insomma poi secondo me è il risultato migliore. Quindi vedete, esco e rientro di nuovo sopra. Per il momento lascio questi due fili così a parte e ne prendo un altro, perché vado a fare quello centrale. Quindi riprendo l'ago e il filo, mi do più o meno un'indicazione per appunto, ecco, salto 2, diciamo, 2, lì avevamo fatto le diminuzioni, no? E mi metto insomma al centro, sempre con l'accortezza di passare attraverso la lavorazione e faccio la stessa identica cosa. Quindi vedete, mi posiziono ovviamente più o meno alla stessa altezza e per poi ripetere questa operazione. Lascio per il momento anche questi fili e adesso vado a prenderne altri per fare quest'altro laterale. E quindi dandomi sempre anche riferimento con gli altri, vado a fare la stessa identica cosa. E adesso che abbiamo fatto tutti e tre e se il risultato vi piace, dobbiamo andare a, diciamo, annodare tutte queste coppie di fili. Quindi piano piano girate il lavoro, io ovviamente adesso tolgo un pochino la d'imbottitura e andiamo semplicemente a fare un paio di nodini. Mi raccomando, senza tirare troppo, cioè il nodino deve scendere fino alla fine, fino a dove sentite che arriva. Senza però tirare, altrimenti la parte davanti si tirerà e quindi si accorcerà. Quindi attenzione. Quindi semplicemente fate un paio di nodini in ciascuna coppia, diciamo. Una volta fatti questi nodini, potete o tagliare alla base, insomma, direttamente, oppure, più rifinito, andate con l'ago a infilare, all'interno del nodo i fili, cosa che io farò però senza la videocamera davanti. Una volta quindi sistemate i semini, diciamo così, andiamo a mettere i nostri bottoni. Qua ovviamente scegliete voi, io ho voluto riprendere questo qui a stella perché è lo stesso identico bottoncino che ho usato per il vestitino watermelon, quindi mi sembrava giusto creare, diciamo, una sorta di set. Qui semplicemente trovatevi il punto tra il bianco e il rosa e con un semplice ago andate a cucire.
Ed ecco le nostre scarpine finite, vi faccio vedere, vedete il bottoncino come viene e questo insomma è il risultato finale. Vi ricordo che se vi è piaciuto questo video di mettere un bel mi piace e di condividerlo naturalmente se vi fa piacere. Io vi lascio all'end card e vi aspetto al prossimo video. Ciao!